La pandemia è stata per noi, per tutti gli uomini, una sveglia. Quello che prima davamo per scontato ora non è più, per cui l'introspezione, la consapevolezza è sicuramente una cosa che ci portiamo dietro. Non lasciamo più niente di scontato e questo è sicuramente un guardarci intorno in maniera attenta, vedere i territori più agili dove poter andare, e questo è quello veramente che in questo momento mi ha lasciato come traccia e come segno positivo. E poi, vabbè, il valore dei rapporti umani, che come quando uno toglie qualcosa scopre il vero valore, per cui l'importanza dello stare insieme è sicuramente un segno che ci porteremo come molti dei nostri genitori per la mia età si sono portati il segno della guerra, per cui il valorizzare tutto ciò che gli è mancato. Credo che questa pandemia sia una guerra moderna, per cui ai nostri figli e nelle generazioni future sicuramente questa memoria resterà come proprio possibilità di poter perdere tutto in un momento e per cui valorizzare l'attimo presente. Stare a casa per chi non ha casa è stato sicuramente difficile, per cui le persone in strada da un giorno all'altro hanno visto tutti i negozi chiusi, le mense per i poveri chiuse, le docce pubbliche chiuse, i bagni chiusi, non passava neanche il cittadino che faceva la carità, per cui non poteva neanche prendersi un panino. Le unità di strada fatte dai volontari non sono uscite da un giorno all'altro. Insomma, ci siamo trovati con persone che non mangiavano da 4 giorni in strada e non vedevano passare nessuno. E questo è stato un grande cambiamento per la nostra unità di strada, per cui abbiamo dovuto aggiungere da subito i medici e gli infermieri per l'informazione, perché non vedendo la televisione le persone senza dimora addirittura non sapevano bene cosa era successo i primi giorni, le prime settimane, per cui portare le mascherine, misurare la febbre. Adesso addirittura facciamo anche i tamponi rapidi se hanno qualche sintomo. Addirittura abbiamo portato la cucina in strada dal mese scorso, con la cucina mobile, giriamo Milano e diamo i pasti caldi alle persone. Poi abbiamo tutta una fascia di popolazione che assistiamo, che sono le famiglie indigenti che però hanno casa, o sono in casa popolare o sono in situazioni in alloggi, queste sono soprattutto famiglie. Molte erano già in indigenza, altre lo sono diventate da un giorno all'altro avendo perso il lavoro. E qui sicuramente l'emergenza alimentare è stata la prima a saltare all'occhio, per cui siamo passati da 500 famiglie a 1500 famiglie. Abbiamo social market a Rozzano è passato da 200 famiglie a 500 famiglie assistite. Noi siamo una piccola voce nel mondo dell'emergenza alimentare, per cui vi lascio pensare veramente le migliaia di famiglie che da un giorno all'altro sono andate in povertà, soprattutto chi lavorava in nero, aveva piccoli lavoretti e non è riuscito ad avere la cassa integrazione, le misure dello Stato. Rispetto a queste famiglie, noi ci aspettiamo un 2021 e 2022 molto impegnativo, perché dobbiamo tenere presente che gli sfratti sono bloccati, i licenziamenti sono bloccati, c'è la cassa integrazione, finita la cassa integrazione, però a un certo punto tutto finirà, perché veramente non si può tenere in stato di assistenza tutte queste migliaia di famiglie, e le aziende, credo che chi non potrà riprendere il lavoro come prima, inizieranno i licenziamenti, per cui ci aspettiamo veramente un 2021 impegnativo sull'housing, sulle case, perché
partiranno anche gli sfratti, poi ci sarà tutto il problema dei minori, delle case in affitto, delle case popolari, insomma, questo sarà un grande tema in futuro. L'housing di cui accennavamo prima è sicuramente un fattore importante. Il Covid ci ha insegnato comunque a non ragionare più come prima, per cui anche su questo noi ci stiamo molto interrogando, copiando un po' le esperienze passate anche in altri ambiti, per esempio con l'Ipocredito, abbiamo fatto un accordo con Banca Etica in cui persone che non hanno garanzie per fare un mutuo interveniamo noi perché le conosciamo, sono state con noi almeno 4-5 mesi con un educatore finanziario e abbiamo capito che possono pagarsi un mutuo di 300-400 euro al mese, allora le aiutiamo a trovare casa, garantiamo per Banca Etica tutte le garanzie che loro non hanno, li aiutiamo con l'atto notarile. Sappiamo che accompagnare una persona è facile, però poi quando una volta lavora, una volta ha messo a posto tutte le sue relazioni, gli si dice bene, adesso puoi camminare con le tue gambe, affittati una casa e vai. Lui dice, ma no, perché devo andare a pagare 700 euro di affitto quando qui sono gratis? E allora con questa nuova idea molte persone dicono, 6 mesi fa ero indigente, adesso addirittura ho l'opportunità di comprarmi casa, ho un lavoretto e metto da parte 300 euro al mese, che sono 10 euro al giorno, una cosa fattibile per chi ha un lavoro e guadagna almeno 1000 euro al mese. Questo è un po' l'insegnamento della rottura di schema, di non ragionare più come prima, perché altrimenti verremo travolti e il welfare non potrà più sostenersi, perché sono molte più le persone già che entravano, ma adesso col Covid ancora di più, sono molte più le persone che entrano in indigenza di quelle che escono, per cui come Fondazione Progetto Arca ci stiamo concentrando sì sull'assistenza, ma soprattutto sull'uscita dall'indigenza, perché se non escono le persone, non diventano cittadini attivi e non pagano le tasse, il welfare tra qualche mese sicuramente non potrà più reggere. Sicuramente bisogna innovarsi, perché non esiste in questo momento non innovarsi. Noi crediamo che esistano prima le soluzioni dei problemi, per cui bisogna abbinare la giusta soluzione al problema. Il non cercare la soluzione a un problema, questo è un po' quello che a volte succede, cioè non fermarsi di fronte al problema e dire non si può fare, dobbiamo chiedere 1 miliardo, 10 miliardi, 100 miliardi. Bisogna trovare nuove modalità, sicuramente non ragionare più come prima, avere un'apertura mentale e trovare soluzioni innovative. Abbiamo questa opportunità in questo momento, credo che per le case popolari addirittura sia stata portata fino al 2024 del sisma bonus per poter ristrutturare tutte le case chiuse, la strada delle case popolari, per poter dare nuova linfa a questo, al welfare, che sicuramente ne avrà bisogno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma con l'idea di non metterle dentro e poi lasciarle, ma deve essere un fiume che scorre, perché sennò diventa uno stagno e poi dopo uno stagno una palude e si ritorna ad avere 80.000 case popolari che non danno la possibilità di fare percorsi di reinserimento lavorativo, sociale. È il punto d'arrivo. Invece la casa popolare a volte deve diventare un punto di partenza per riscattare una professionalità, e per cui sicuramente non adagiarsi su come prima per dire abbiamo la casa popolare, abbiamo risolto il problema, perché la Lombardia è la regione per, numericamente rapportata alla percentuale, che ha più case popolari di tutta Europa, ma questo non vuol dire che abbiamo risolto il problema, perché se poi le persone non transitano e
poi da padre in figlio si passano a casa popolare, non possiamo continuare a costruire case. Questo è un esempio rispetto al welfare di come ci si può cambiare la visione, ragionamento e prospettiva per il futuro, per cui usare lo strumento che va benissimo la casa popolare, però in maniera diversa, in maniera più utile. Tutte le crisi hanno bisogno di adattamento, no? Ci insegnano qualcosa, una nuova visione, una velocità anche di visione, di vedere i territori vuoti dove nessuno è andato e invece ci sono campi nuovi da coltivare. Questo è sicuramente fondamentale. Questa crisi ci insegna anche a guardare territori che di solito non frequentavamo e cercare di lavorarli, anche se sarà complicato, però credo che sia questo anche il messaggio della crisi. Il pubblico ha delle competenze che il privato non potrà mai avere e il privato ha una agilità che il pubblico non potrà mai avere, per cui bisogna capire il cavallo senza la carrozza, non ha senso, la carrozza senza il cavallo non si muove, per cui il privato è il cavallo e il pubblico è la carrozza, per cui ha funzione del pubblico, però ci deve essere una grande sintonia. E poi c'è anche il cocchiere, no? Che fa andare il cavallo sulla carrozza, per cui qui mi riferisco ai politici, tante volte devi dare i giusti segnali al cavallo, perché tu puoi avere il cavallo e il cocchiere la carrozza, ma se il cocchiere non dà i giusti segnali al cavallo, il cavallo non si muove o si muove quando non si deve muovere, per cui è un'armonia che dobbiamo trovare tra pubblico e privato. Ognuno ovviamente con le sue funzioni, ma anche tra privato e privato dobbiamo trovare, perché noi ci siamo trovati nel primo lockdown che noi davamo i pacchi a delle famiglie, poi c'era Croce Rossa, poi c'era la Protezione Civile, cioè questa non è armonia, questa è sovrapposizione, per cui alcune famiglie ricevevano tre pacchi, il pubblico diceva vi do un sacco di soldi, anche adesso arrivano 700 milioni per l'emergenza alimentare, ma poi questi 700 milioni non basta dare 700 milioni, bisogna anche gestire dove compriamo la merce, bisogna comprarla al miglior prezzo, anche gli assistenti sociali del pubblico, dei comuni, devono segnalare le persone veramente bisognose e poi il privato si deve coordinare, sennò veramente si rischia di fare del bene, ma non fare bene del bene. Cioè, bisogna farlo al meglio il bene, non dico che si buttino dei soldi, ma a volte non si spendono al meglio. In Italia ci sono 300.000 organizzazioni, sono veramente tantissime e ovviamente vanno tutta la fascia bassa. È in grande crisi. Se pensiamo ai paesi anglosassoni, ne hanno 100 volte meno, cioè ci sono aggregazioni. Questo sicuramente va rivisto anche nella riforma del terzo settore, che speriamo l'anno prossimo vada in porto. Poi certo, il volontariato è sicuramente una leva in futuro che servirà tantissimo, però anche il volontariato bisogna organizzarlo. Possono anche rimanere 300.000, purché ci siano nuclei, no? Cioè organizzazioni di secondo livello e terzo livello che funzionino, perché poi ovviamente ognuno ha la sua niche. Io credo che il privato sociale sia fondamentale e soprattutto il volontariato all'interno del privato sociale sia fondamentale nei prossimi anni, perché è una forza grandissima e poi una forza di relazione. Noi come Fondazione Progetto Arca abbiamo 300 dipendenti e 400 volontari, ma non è che uno fa il lavoro dell'altro, cioè sono sinergie che
vanno messi insieme il volontario, soprattutto in unità di strada, a quel quid, che è la relazione che non potrà mai avere il miglior professionista del mondo. E non basta dare l'aiuto, bisogna anche accompagnare la persona. E questa è veramente una funzione importantissima del volontario, dell'organizzazione di per sé. È un mix tra chi fa la donazione, chi accompagna la persona, chi ha la relazione, chi poi se ne prende cura, e ognuno ha la sua funzione. L'aspetto fondamentale sono i donatori, cioè Progetto Arca ha veramente una base di piccoli donatori importanti che sono delle gocce, ma che veramente ci permettono di fare progetti innovativi, di essere dove c'è bisogno, perché tante volte le istituzioni, le convenzioni non riescono a essere così veloci dove c'è bisogno del problema, mentre quelli che noi chiamiamo i fondi liberi, cioè i donatori che ci sostengono quando abbiamo un'esigenza, subito si attivano. Il donatore è veramente la roccia su cui abbiamo costruito la nostra casa ed è una roccia molto salda perché ci permette anche di affrontare questi momenti difficili. Poi per anche le istituzioni, perché in questo momento è un il grosso problema economico non c'è perché i ristori sono tanti, ma avverrà un momento in cui i ristori finiranno. Il welfare ha la sua funzione, il volontario all'interno del welfare, e poi c'è le istituzioni che territorialmente anche qui hanno le loro funzioni, cioè quello che può fare il comune non può fare la regione, quello che può fare la regione non può fare lo Stato, per cui mi piacerebbe chiudere con alzare lo sguardo, nel senso che sicuramente affronteremo tanti problemi, ma i problemi vanno affrontati con gioia, con felicità, perché questo ci aiuta sicuramente ad affrontare i problemi.